Ah, gente, sono Larus e sono qui su ROM 2 Total War nell'espansione Hannibal at the Gates. Nell'ultima puntata abbiamo preso Taranto e l'abbiamo difesa, però a differenza di Bari ce l'abbiamo ancora. Adesso siamo in una situazione un po' di stallo perché siamo riusciti sia a respingere le forze romane che hanno provato ad attaccare Taranto, però bisogna anche dire che non ho abbastanza truppe per lanciare di nuovo un attacco a Bari. In particolare hanno una flotta che è ottima, i romani, e senza avere una superiorità navale non posso andare a prendere Bari. Devo prima sbaragliare tutta la loro flotta, poi magari posso prendere Bari. D'altro canto, a Benevento posso provare una tattica d'accerchiamento, tagliare la strada a Benevento, cioè al nord. Poi dopo scendere giù e con due eserciti, uno attaccare da nord e uno da sud Bari. Però comunque hanno sempre questa armata che comunque non è eccellente, però comunque assieme alla guarnigione potrebbe farmi un po' di male. Bisogna però considerare che c'è un esercito ribelle dei Sanniti qui vicino a Benevento che ho fatto insorgere io, così almeno i romani possono avere un po' di problemi. Quindi, cosa fare? Subito una nuova flotta. Mi serve una nuova flotta. Quindi, vediamo un po'. Della dinastia di Deinomenidi. Ah, non riuscirò mai a pronunciare questi nomi. Vediamo un po' chi mi piace un po' di più. Tu mi piaci di più, sì. Flotta. Direi questa va bene. La vendetta dell'Atlantico. Ok, molto bene. A me servono. Ma una pentere con un'onagro sopra ne posso fare due. Poi dopo delle pentere con arcieri, con torre con arcieri che sono molto buone. Dovrei anche fare delle unità navali da proprio abbordaggio totale. Magari a Lilibaenum posso convertire poi qui e fare direttamente un porto per produrre unità navali da abbordaggio, che effettivamente servono contro i romani perché i romani hanno ottime unità da abbordaggio. Ok, quindi il mio piano al momento è stare un attimo fermi con l'esercito di terra a non fare nulla, vedere un po' come si evolve la situazione a Benevento. Molto probabilmente il nemico tenterà un attacco a Taranto, se riuscirà di nuovo a prendere tutte le forze. Oppure proverà a tenere Benevento. In qualsiasi caso, comunque è meglio aspettare e vedere che cosa fa il nemico. E oltretutto, i romani comunque non è che se la cavano tanto bene. Partiamo e vediamo un po' che cosa capita. Tanto Cartagine va avanti e indietro. Peace, honestly forged between men, is a worthy thing. What say you? Io direi di no, perché comunque, come vi ho già detto, io voglio prendere, arrivare almeno fino a Benevento. Poi dopo, ovviamente, se arrivo fino a Benevento, probabilmente riuscirò di nuovo ad avanzare ancora di più, magari fino a Roma. Forse anche fino a Corfinium. Comunque, Benevento è proprio la città che i romani, se fossi nei romani, terrei fino alla fine. Perché è troppo importante, la posizione è troppo importante, Benevento. Tanto i Veneti non sono sicuro di essere in guerra con loro o meno. Tanto, Gorgo, la nostra spia, è stata scoperta. Intanto con Astacos aumentiamo la guerriglia, dai. Vediamo un po' a Bari che cosa succede. Qua ci sono troppi a Bari. Troppi, troppi. Vediamo se posso fare qualcosa, anche se non credo proprio. Loro si vogliono trincerare lì ed effettivamente come dargli torto. Andiamo un po' in ispezione della zona. Sì, tutte le loro flotte sono qui. Non si muoveranno mai. Ora, qui a Lilibaenum, via con
un porto, così. Qualche cosa possiamo fare? Delle exere d'assalto con degli spadaccini da toragia. Mi intrigano. Punterò su quelle. Tanto, Tolomeo, tu. Ti faccio aumentare un po' di grado. Perché effettivamente 6 di grado non riesco a contare perché sono troppi. È un nobile veramente troppo elevato. Probabilmente mi conviene aumentare l'intrigo. E magari qui è un po' sprecato. Lo posso mandare a nord e vedere se riesce a fare qualcosa di interessante. E andiamo a Bari intanto. Ah, Boxentum intanto con questa armata. La Magna Grecia comunque è noto con piacere che è completata. È tutta nostra. E solo che devo prendere il Sannio. Il Sannio lo devo prendere. E anche il Lazio. Vediamo un po' come andrà avanti questa campagnetta. Torniamo ancora. Noi abbiamo cibo a volontà, quindi siamo anche sotto quel punto di vista abbastanza assicurati. Quanto pare sì, vogliono difendere Benevento. Che oltretutto è ridotto a un colone di macerie dentro. Non so che cosa è successo a Benevento di preciso. Comunque magari se proprio la guerra rimane per troppo a lungo bloccata lì, posso anche provare a fare un'invasione navale di Pisa. Solo che no, queste regioni qui possono attaccare da quelle regioni. Però comunque posso sempre fare un'invasione navale da qualche altro punto. Ora, direi che posso fare un'altra torre e un'altra balista. Del resto in Magna Grecia comunque sta aumentando il tutto. E anche in Sicilia siamo arrivati al surplus della popolazione. Solo che preferisco aspettare ancora un po' prima di espandere la città. Ok, il terrore di Phobos è a posto. E vediamo un po' che cosa possiamo fare qui. Tanto qui c'è una flotta romana. I 20 diani. Un nome più azzeccato non ci può essere. E ora a Benevento direi di fare. Cosa possiamo fare? Magari citare qualcosa. Sì, anzi, proviamo che qui. Non so che cosa fare. Oddio, sto borbottando. Non so che cosa fare con questa spia. Qua che cosa si può fare? Direi di fare intelligence in questa zona, allora. Assassinare mi sa che non posso proprio. Probabilmente dobbiamo fare qualche assassino. Questo qua, Publio Scipione. Mi sa che ti dovrò uccidere, Publio Scipione. Anzi, non ci riesco più proprio. Ma Scipione non l'avevo già ucciso. Forse era un altro Scipione. Praticamente magari era della dinastia dei Corneli. Però comunque no, credo che questo qua sia il vero Scipione. Perché riuscirò a selezionare. Sì, perché effettivamente ha tantissimo di abilità. 9 di zeal, quindi sì, credo che sia proprio lui. Credo almeno, non so. Vediamo. Intanto stiamo a posto così e aspettiamo. Non c'è nient'altro da fare. A volte aspettare è la scelta migliore. Anzi, facciamo ancora un po' più di navi qui, intanto che ci siamo. Un'altra in più, così siamo a posto.
peace honestly forged between... No, pace non ancora. Adesso siamo in una situazione di stallo noi romani, quindi vediamo un po' che cosa vuole fare lui. Io voglio vedere le sue mosse, poi dopo vedrò di fare qualcosa io. Dobbiamo fare attenzione però comunque in questi momenti qui che c'è... Oh, qua c'è una flotta veneta abbastanza grande. Andiamo a Taranto, va. Forse dobbiamo proprio sfondare a Benevento. Dobbiamo andare lì, sfondare. E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Qua ce ne sono troppi. Non possiamo mai vincere contro così tante truppe. Assolutamente no. Ok. Non possiamo sempre fare nulla a lui. Se fossi tu, nemmeno. Facciamo che fare un po' di sovversione. Non ce l'abbiamo fatta, vabbè. Non importa. Tanto continuiamo ad aspettare. E ok, torniamo ancora. Vediamo un po' che cosa vuole fare Cartagine. Si ritirano un po' i romani, vanno a nord. Sai cosa vogliono fare? Qua fanno tutti quanti posizioni di difesa. Strano. Tanto qui c'è la flotta di Veneti che si avvicina. Ok, intanto direi di fermare l'adozione, perché non voglio personaggi della mia casata che vadino un po' in giro. E ok, possiamo sempre puntare sulle militari, che mi piacciono abbastanza. Block and parley system. Praticamente aumenta la vita delle navi. E anche la velocità di tutte le navi. Sì, dobbiamo puntare abbastanza sulle navi. Quindi direi di sì. Facciamo questa tecnologia. Molto bene. Ok, intanto, siccome si sta avvicinando questa flotta qui che non mi piace per niente, direi di fare incontrare le mie due flotte. E ok, direi che siamo quasi pronti poi dopo per affrontare la flotta dei Veneti. Molto bene. Tanto qui a Benevento stanno soffrendo. Strano. Facciamo... Avveleniamoli, sì. Direi che proprio dobbiamo puntare un assalto a Benevento con questa armata, con i compagni di Cerbero. Non mi aspetto un assalto facile. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Posso anche fare un'imboscata qui? No. Non possiamo proprio. Fortifichiamo un attimo la zona. Nel caso se loro vogliono proprio attaccare. Tanto qui la zona è sempre protetta. Vediamo un po'. Ah. Qua sì che si possono fare un po' di cose. Qua posso ammazzare un po' di generali. Vediamo qual è il migliore. Ovviamente c'è Scipione, però Scipione è un po' troppo tosto per me. Qua c'è anche un ammiraglio che non è male.
da Claudio Nero. At your service. Sì, ma qua stanno soffrendo la fame qualcosa. Direi di fare tensioni culturali in zona. Così praticamente stiamo facendo una guerriglia, insomma. Qua stanno soffrendo la fame ed è un gran bene. Anche qui oltretutto sono anche un po' impuzzati dal tutto. Quindi probabilmente farò un attacco a Benevento, mi sa. Così riuscirò a chiudere il tutto. Non arriva nessun rinforzo da nord. Così posso attaccare direttamente con libertà. Poi dopo tutto il sannio. Ah, però adesso non soffro più la fame. Ah, intanto qui i Veneti vanno avanti e indietro. Non so che cosa vogliono fare i Veneti. Ready for orders. What do you wish of? Diamo di... non so che cosa fare. Intercettiamo un po' di ordini, forse può servire. Vediamo dove è Publio Cornelio Scipione. È qui. Ah, un po' a nord, quindi possiamo colpire, mi sa. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Intanto si dovrebbero arrendere in un turno. Ho abbastanza spadaccina a torace per farcela. Non lo so, direi di tenere ancora un po' l'assedio. E intanto vediamo un po' che cosa succede in giro. Astacos è qui. Vediamo di fare un po' di... azioni in zona. Direi di comprare i mercanti. Molto bene. Qua facciamo un assassino. Proviamo ad assassinare un generale. Abbiamo però ferito il nemico. Molto bene. Ora continuiamo l'assedio e vediamo un po' come va avanti. Ovviamente se in ogni caso riuscirei a vincere, perché se mandano truppe da Bari verso Benevento, io riesco a batterli, perché sì, magari qua la battaglia la posso anche perdere, ma non importa. Però praticamente sguarniscono Bari e quindi riesco ad attaccare Bari. Se invece non mando nessuno, tanto meglio, riesco a prendere Benevento e poi dopo posso eliminarli da soli tutti quanti. In ogni caso è una situazione abbastanza critica per i romani. Ah, sì, no, qua non volevo far nulla, scusate, volevo solo mettervi assieme. Molto bene. Ok, intanto i romani attaccano con questo esercito. E facciamo la battaglia in campo aperto, evviva. Battaglia di Benevento. 214 avanti Cristo. Vediamo un po' come va. Hanno anche i cani. Ah, i cani sono tosti. Vediamo un po' che cosa fare. Direi che comunque abbiamo tutte le possibilità per vincere. Abbiamo gli spadaccini da toraggio che sono buoni. Abbiamo arcieri, abbiamo picchieri. Non vedo perché dovremmo perdere questa battaglia. Quindi andiamo lì e combatteremo. Tanto, tanto. E faremo tanto male ai romani. Tanto male. E inizia a esserci la fine dei romani. Pian piano i romani stanno cadendo nel loro destino. Vediamo un po'. Questo caricamento dura un po'. Aspettiamo. Ok. Molto bene.
È una battaglia in mezza collina, direi. Però non voglio combattere in collina, voglio combattere in pianura. Quindi metterò qui. Non voglio combattere in collina perché le picche si sbilanciano, iniziano a non combattere troppo bene. Quindi in pianura è comunque sempre una cosa buona combattere. Dovrebbe attaccarmi un nemico, siccome mi ha assaltato lui. Quindi mettiamo tutte le truppe in difesa. Molto bene. Enemy reinforcements approaching. Anzi, dovrei spostare un po' più il mio esercito di lato. Ok. Aspettiamo che il nemico si riunisca con il suo esercito di guarnigione. Tanto qui ci sono degli oppliti etruschi. Carini, mai visti io. Però ci sono anche i rari, le truppe più stupide del gioco. È una cosa che non mi piace di ROM 2 in generale, ma di tutti i Total War in generale. È più che altro che il nemico non ha una proprio una furbizia nel reclutare le truppe. Praticamente lui ha degli schemi abbastanza particolari e fa che creare sempre truppe abbastanza troppo economiche, ma tante, e non è che è una scelta troppo furba. E oltretutto, le truppe d'elite, a meno che proprio gli fai fuori un esercito, non le recluta. Cioè, praticamente non aggiorna mai le truppe, non aggiorna mai l'esercito. E in tutti i Total War più o meno è questo il problema, alla fine. Ed è un vero peccato, perché sarebbe anche interessante vedere il computer reclutare un po' qualche truppa nuova. Tanto continuiamo ad andare avanti. Ci sono i cani comunque che non mi piacciono troppo. Sono 13. Però non so mai cosa fare con questi cani. Li incontro sempre poco sul campo di battaglia. Tanto dovrebbero arrivare le mie prime frecce. Sì, iniziano a morire i primi cani. Sparate, veloci. E i cani fuggono. Spaventati. Ok, preparatevi. Tanto qui, vabbè, è stato abbastanza ridicolo. Ah, ho preso anche il Blood Pack con i saldi di Steam. Quindi se vedete sangue è per quello. Our general is under attack. Molto bene. Qua si sono scontrate le picche. Direi di mandare i miei spadaccini a dare una mano. Per coprire praticamente il mio accerchiamento utilizzerò un reggimento di spadaccini che coprirà la parte posteriore. E l'altro reggimento farà l'accerchiamento. Attacchiamo in questo punto qui che sono abbastanza numerosi. Diamo l'assalto. Vabbè, qua c'è la plebe che arriva, però non possiamo spaventarci della plebe. È troppo ridicola. Qua il nemico si sta ritirando in massa. E blocchiamo anche il generale, se riusciamo. Guardate quanti romani schiantati sulle picche. E avanziamo anche un po' con le picche, non so mai. Ora, giriamoci e affrontiamo i vari eserciti.
con... No, 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 che cavolo... Ah! Perché do gli ordini senza senso? Volevo solo dire agli arcieri di sparare questi qui. Il resto delle truppe fanno quello che devono fare. Ok. Molto bene. Devo uccidere il generale. E finiamo la battaglia qui. Va bene così. Intanto dobbiamo inseguire le truppe, perché siccome prendiamo subito Benevento, non c'è bisogno di alcun... Tutte le truppe nemiche moriranno, qui non c'è bisogno di nessun inseguimento. A me mancano un po' di unità di cavalleria. Effettivamente dovrei iniziare a reclutare anche loro. Però le civiltà ellenistiche non è che hanno una cavalleria così impressionante. Ovviamente escludendo la Macedonia e l'Epiro, che hanno qualcosa di interessante. Però comunque Siracusa, che è più o meno simile ad Atene. E intanto da me inizia a grandinare, perfetto, spero che non si senta nel video. Comunque civiltà come Siracusa e Atene, che praticamente sono identiche quasi, hanno poche differenze. Non possiamo fare nulla. Al massimo cavalleria cittadina e gli Pace. Gli Pace sono buoni, però li posso reclutare tra un bel po', tra tanto. Non so nemmeno se Siracusa può reclutare gli Pace. Non ne sono sicuro, però vediamo un po'. Spero che non si senta veramente, perché a me sta dando un fastidio allucinante questa grandine. Evviva, grandine piemontese. E ora aspettiamo un po'. Ok. Direi di uccidere tutti gli altri. E credo che i romani si dovranno per forza arrendere, perché non possono fare assolutamente nulla. Ok, abbiamo preso Benevento e direi di occuparlo. Ah, qua ci sono solo dei sobborghi, vabbè. L'hanno proprio gestita molto bene, Benevento, devo dire. Ok, adesso sono bloccati a Bari. Abbiamo preso Benevento, una città che comunque è importante. Ah, tu chi sei? Servius Vento. Mi sa che ti devo uccidere. Anzi, ti manipolo. Vediamo se riesco a fare qualcosa. No, abbiamo fallito, però non importa, dai, ce la faremo. Tanto non so che cosa fare qua. Proviamo a fare qualche ribellione, non so se riesco. Ce l'abbiamo fatta. E qua proviamo a fare propaganda culturale. Molto bene. E la nostra cultura sta aumentando anche nella loro zona. Continuiamo ad andare avanti. E ok. Molto bene. Ora iniziamo a muovere la flotta. Ah sì, mi attaccano con la flotta questa qui. Siracusa ovviamente non ce la possono fare. Direi andiamo ai Veneti. Intanto chiediamo una pace a loro. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Direi che ti offro un po' di soldi. No, non vuoi proprio accettare. Peace. No. Massalia. Welcome. The day is already over. Athena gives wisdom and Ares gives. No. Non voglio dare. And our talk is over long. Your wits have obviously been stolen. Quindi, vediamo un po'. Gli certi, chi siete voi? There's a good pork roasting for you. Facciamo un po' di commercio se riusciamo. Anzi, prima un patto di non aggressione. Poi dopo il commercio. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor us with these terms. Ti offro 1000. A te va bene? No, non andrai sicuro bene.
Andiamo a parlare con la Libia, allora. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would before your own heart. Molto bene. May the gods bless you. Tanto non vuoi nemmeno tu. E ok, tanto Cartagine... Non so che cosa sta facendo in giro, però va bene. Va bene. Ok. Molto bene, stiamo proseguendo. E andiamo con la flotta a Bari. Così riusciremo anche a liberare Bari, che sarà una battaglia bella tosta quella di Bari. Dovrei anche aumentare il generale, sì. Direi di fare... Ok, qua abbiamo tante cose. Timoroso, timore, qualcosa del genere. Sì, che è praticamente il nemico... Avrà più paura di noi in battaglia, quindi il morale avrà un effetto buono. Tanto qui aspettiamo che le truppe si riprendano. E poi dopo direi che possiamo proprio mandare un assalto a Bari. Ovviamente passando per il Siponto. E poi dopo direttamente per Bari stessa. Sarà tosta però, eh. Tu chi sei come generale? Faccia non mi è nuova. Tu sei generale. No, non si riesce a sapere chi è. Boh, va bene. Per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dalla Russia è tutto. Ciao!